Arrestati quattro romeni protagonisti di furti in bar, concessionari e distributori di benzina nel Friuli Collinare, Veneto Orientale, refurtiva per decine di migliaia di euro. Nascosti nelle scarpe o nei sedili delle auto negli ultimi 5 anni al confine con la Slovenia, intercettati oltre 18 milioni di contanti trasportati irregolarmente. In programma domani anche nella nostra regione lo sciopero per il clima, tra le iniziative anche una 3 giorni di veglie funebri per i ghiacciai che stanno scomparendo. Inaugurata la 16ª edizione di Gusti di Frontiera con la madrina Tish, il maestro panificatore Martino del Friuli Venezia Giulia ha detto apprezzo le donne. La Corte d'Appello federale ha confermato le 3 giornate di squalifica a Rodrigo, lavoro di forza in allenamento per Lasagna, che sta bene. A tutti voi buonasera, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Siamo in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. In apertura un'importante operazione dei carabinieri di Cividale, presa la banda dei vampiri dedita a furti in bar, concessionarie di automobili, distributori di benzina. Furti che sono avvenuti a ottobre dello scorso anno nella zona del Friuli Collinare e del Veneto Orientale. Vediamo. 4 persone, tutti cittadini romeni tra i 24 e i 47 anni, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare dai carabinieri della stazione di Tarcento e della compagnia di Cividale, al termine di un'indagine su diversi furti e danni di attività commerciali commessi tra il Friuli Collinare e il Veneto. Un quinto componente della banda, per cui era stata emessa analoga ordinanza, è invece deceduto pochi giorni prima della notifica del provvedimento. L'indagine, denominata Dracula, è partita a seguito di una serie di furti e danni di bar, distributori di benzina, concessionari di auto, avvenuti tra ottobre 2018 tra la Friuli Collinare e il Veneto. Il modus operandi appunto di questa banda di criminali, tutti rumeni, era quello diciamo abbastanza comune di utilizzare come base in questo caso la residenza di uno di questi a Bologna e spostarsi in tutto il nord Italia, quindi per noi abbiamo 15 episodi in regione e poi siamo riusciti ad attribuirne altri 5 avvenuti nel Basso Veneto, nelle province di Venezia e Treviso. La refurtiva ammonta a diverse decine di migliaia di euro. Tra i beni recuperati anche un autocarro e un'auto rubata in provincia di Udine. Loro partivano dalla base appunto di Bologna, si fermavano 1 o al massimo 2 giorni, facevano questi raid che riguardavano un po' obiettivi non specifici, quindi dal distributore di benzina alla ditta edile, alla concessionaria di auto, perché sono riusciti anche a rubare un'autovettura in un'occasione e poi ritornavano alla base appunto. Partita a seguito di un furto ad una colonnina di un distributore di benzina Nimis, l'operazione ha permesso di risalire prima una delle auto utilizzate per i furti, poi via via le persone coinvolte grazie anche alle tracce lasciate sui luoghi interessati. Per riuscire, non avendo basi o aiuti in loco, si organizzavano con quello che trovavano e siamo riusciti a individuare uno di questi nascondigli momentanei in un'area boschiva in cui c'erano anche delle tracce che ci hanno permesso poi di attribuire alcuni degli episodi a questi soggetti. E poi ci sono casi in cui i cittadini possono dare una grossa mano alle forze dell'ordine, Nicola. Esatto, Giorgia, il caso di un cittadino udinese che ha ricevuto una targa premio in questura per aver aiutato una pattuglia della polizia stradale ad arrestare 2 soggetti che rubavano nelle aree di sosta lungo l'autostrada. Qui siamo sul sito della questura cittadina e vediamo il ragazzo che è stato premiato assieme a Rita Palladino della polizia stradale al questore De Bernardin Staduan. L'episodio si è verificato in un'area appunto di servizio lungo le autostrade della nostra regione. Bene, complimenti a questo cittadino. Ora parliamo di una cifra veramente importante, 18.600.000 euro, il denaro che è stato irregolarmente trasportato e scoperto dalla Guardia di Finanza di Gorizia ai valichi di confine Isontini. I contanti sono in genere nascosti tra i vestiti oppure nell'auto o sono trasportati sottovuoto per sfuggire al fiuto del cash dog. Vediamo. Sottovuoto, nella biancheria intima o nelle scarpe, nei braccioli o negli schienali dell'auto.
Sono molti fantasiosi i modi per nascondere il denaro e tentare di non incappare nei controlli valutari transfrontalieri delle Fiamme Gialle, sistemi che la compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia conosce bene, tanto che negli ultimi 5 anni ha contestato 625 violazioni all'obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale e trasporta contante di importo pari o superiore a 10.000 euro. L'ammontare del denaro irregolarmente trasportato in entrata e in uscita dello Stato è stato quantificato in oltre 13 milioni. A questi se ne aggiungono altri 5 e 600 mila euro sotto soglia, ma comunque irregolarmente trasportati. Il trend delle violazioni risulta in costante aumento. Dalle 50 del 2014 si è passati alle 156 del 2018 e sono già 73 le contestazioni nei primi 8 mesi del 2019. Questi risultati operativi sono frutto dell'analisi di rischio denominata Monitoro, che ha coniugato lo studio del flusso veicolare con la pianificazione dei controlli sul territorio goriziano. Attraverso una distribuzione razionale delle pattuglie ai valichi di confine, anche con l'aiuto del cane antivaluta, i Cash Dog. I trasgressori sono risultati per lo più acquirenti di veicoli e barche diretti nel centro-nord Italia, commercianti di prodotti tessili diretti in Toscana o frequentatori dei casinò sloveni, spesso a bordo di auto delle stesse case da gioco, ma anche badanti e turisti. Altri casi cronaca, non lo so, vogliamo cominciare da ciò che è successo a Monfalcone, è una notizia incredibile. Sì, martedì scorso a Monfalcone alle ore 10 in via Monti una pattuglia della polizia locale è intervenuta in un appartamento che si trova in uno stabile a causa di odori nauseabondi segnalati dai vicini di casa. Che cosa è successo? Hanno scoperto i vigili urbani che all'interno dell'abitazione occupata da 5 maschi di nazionalità bengalese viveva tranquillamente come animale di casa un piccione con tutto quello che ne può conseguire, con la possibilità di muoversi liberamente tra una stanza e l'altra e con escrementi dovunque, anche sulle maniglie delle porte, come segnalano i vigili urbani e la polizia locale di Monfalcone. Ovviamente gli occupanti della casa sono stati invitati non solo a pulire, ma è stata allertata l'azienda sanitaria locale per un intervento specifico a tutela della salute sia degli occupanti dell'appartamento che di tutti i vicini di casa, perché lo ricordiamo, non ce ne sarebbe bisogno, che i piccioni sono diciamo veicoli di malattie come tubercolosi, toxoplasmosi, candidosi, coccidiosi, salmonellosi, psittacosi, ornitose e istoplasmosi, quindi situazione incredibile ai limiti, Giorgia, ma succede anche questo. E che cosa è successo? Ieri a Pordenone è stata investita una persona, apprendiamo che dal sito runtoday.it, si tratta dell'azzurro di ultramaratona Enrico Maggiola, è in gravi condizioni, ricoverato al Santa Maria degli Angeli, che è l'ospedale del capoluogo della destra Tagliamento. Oggi pomeriggio, informando il sito, verrà operato, quindi sarà stato operato per ridurre le conseguenze del trauma facciale. Da tutta la famiglia italiana del running, che è numerosa, una forte vicinanza alla famiglia Maggiola, qui lo vediamo in una delle competizioni affrontate. Un incidente sul lavoro con un operaio ferito a San Daniele, ma anche uno scippo in centro città a Udine ai danni di un'anziana, sono alcune delle nostre flash news a cura di Davide Zanirato. Infortunio sul lavoro alla Topazzini di Villanova di San Daniele stamattina attorno alle 9.30. Un uomo è rimasto ferito per la caduta di un elemento sganciatosi dopo la rottura del cavo d'acciaio di un sollevatore. Il carico avrebbe poi travolto l'operaio, fortunatamente non in maniera grave. Soccorso immediatamente dai colleghi, è stato poi assistito dal personale del 118 e trasferito in elisoccorso a Udine. Per lui un trauma cranico, la frattura esposta di un arto. I vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti per un incidente stradale accaduto stamattina tra un'auto e un mezzo pesante che trasportava derrate alimentari lungo la strada regionale 464 all'altezza del cementificio di Fanna. Per la violenza dell'impatto il passeggero è rimasto incastrato all'interno del veicolo, è stato estratto dai pompieri con le pinze oleodinamiche. Ferito in gravi condizioni è stato affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale a Udine.
Una donna di 90 anni che stava passeggiando in centro a Udine è stata scippata della sua borsetta nel tardo pomeriggio di ieri. Avvicinata da due uomini descritti come trentenni, le hanno strappato la borsa che aveva in mano. Prima di gettare a terra la borsa, i malviventi hanno sottratto dal portamonete 200 euro custodite all'interno. La vittima fortunatamente non ha riportato ferite, è stata accompagnata dai carabinieri per sporgere denunce. Ancora furti di motori marini fuori bordo tra Grado e Monfalcone. Il modus operandi è sempre lo stesso, i malviventi sventrano la parte terminale del natante per rubare il motore, danneggiando quindi anche la barca. 10.000 euro l'ammontare dei danni. Viaggiava a 121 km orari, dove il limite era fissato in 50. Per questo motivo a un ragazzo neopatentato è stata ritirata la patente e sono stati decurtati tutti i 20 punti. Si tratta di una delle 6 patenti ritirate dalla Polizia Locale di Trieste nello scorso weekend in centro città e in particolare all'uscita della Galleria di Montebello. I controlli sono stati effettuati con il telelaser, il targa system e l'etilometro. Complessivamente 40 veicoli fermati, 17 le violazioni riscontrate. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Federiga è intervenuto oggi alla conferenza delle regioni davanti al ministro degli affari regionali Boccia e ha avanzato delle richieste, più quote di autonomia e maggior rapporto tra Stato e Regione. Vediamo. Il Friuli Venezia Giulia chiederà maggiori quote di autonomia e sostiene nel contempo il diritto delle altre regioni di veder valorizzate le proprie capacità, colmando così attraverso l'avvicinamento della gestione di risorse e prestazioni al territorio il deficit tra istituzioni e cittadini. Ad annunciarlo il governatore della regione Federiga, intervenendo stamani a Roma alla conferenza delle regioni in occasione dell'audizione del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Noi anche come regione Friuli Venezia Giulia abbiamo detto con chiarezza da ragione a suo speciale che siamo favorevoli a maggiore autonomia possibile per la regione straordinario e ovviamente anche a un potenziamento delle speciali. Non ci rimette un euro lo Stato centrale, quindi nessuna parte del paese, perché il modello Friuli Venezia Giulia è semplicemente quello che la competenza costa X, rimane sul territorio quell'X, quindi per lo Stato non cambia nulla, si può efficientare il sistema ovviamente dando le responsabilità. Autonomia non è semplicemente competenze, ma vuol dire anche responsabilità. Se uno sbaglia ovviamente deve pagare e questo penso che sia un modello che aiuta da nord a sud, anzi le regioni del sud hanno sottolineato le criticità che hanno nei rapporti attuali con lo Stato e nel dare risposte ai propri cittadini e la soluzione sicuramente non può essere lasciare tutto così com'è, perché le criticità arrivano dal modello che oggi viviamo, che sicuramente non è un modello che valorizza l'autonomia. Da parte del Ministro, l'auspicio di un percorso di autonomia differenziata in una cornice unica nazionale. Se per autonomia della scuola si intendono i concorsi regionalizzati, lo abbiamo escluso categoricamente. Ho già spiegato ai presidenti del Nord che la continuità didattica che una esigenza reale che c'è non solo nel nord, cioè per la verità anche a Roma e in alcune parti del sud, cioè la necessità di avere gli insegnanti che partano dalla prima elementare, arrivino alla quinta elementare e così nei licei è una cosa seria alla quale va data una risposta. Torniamo anche sul tema migranti, Nicola. Sì, è intervenuto Cristiano Sciaurli dicendo che più umanità e più sicurezza si possono coniugare non con proclami ma con atti concreti in relazione al dispositivo delle pattuglie miste sul confine. Dice che questo sistema va mantenuto e reso più efficace. Se i risultati determinati in primo luogo da carenza di personale non sono per ora soddisfacenti, il significato di questa collaborazione fra Italia e Slovenia, fra le forze dell'ordine dei due paesi, è una scelta politica transnazionale che il Partito Democratico condivide e che va confermata e resa più efficace. È stato presentato a Palazzo D'Arunco il progetto di ampliamento del Parco del Cormor, affidato all'architetto Pirzio Biroli. I lavori riguarderanno un'area di 100 ettari, in aggiunta ai 40 già realizzati. Ci ha spiegato tutto il sindaco Pietro Fontanini. Ampliamento del Parco del Cormor, un progetto atteso da tanti anni. È un bel progetto anche perché il Parco del Cormor, ricordo che è molto frequentato, c'è tantissima gente che ogni giorno entra in questo parco, corre, i bambini, insomma le famiglie. Quindi la nostra volontà è quello di portarlo ancora verso sud, perché attualmente molti utilizzano la macchina o la bicicletta per arrivare lassù, nella zona dove attualmente è collocato. Noi vorremmo
creare adesso un collegamento che arrivi in pratica in città per permettere di partire proprio con le scarpette da ginnastica dalla città e andare su nel Parco del Cormor, percorrerlo tutto. La cosa è possibile perché ci sono gli spazi verdi già, si tratta di sistemarli, di creare dei percorsi dedicati e quindi ecco il progetto, l'incarico che abbiamo dato all'architetto Prizzo Biroli per realizzare questo obiettivo. Quali saranno i tempi? I tempi per la progettazione saranno rapidi, per la realizzazione magari un po' più lunghi, anche perché attendiamo dalla regione un aiuto economico. Non necessitiamo di grandi cifre, però ci sono interventi soprattutto sulla viabilità, poi anche espropri, dovremo comprare un po' anche terreni che non sono di nostra proprietà ma sono dei privati e quindi dovremo creare in pratica quest'area a piena disposizione dei cittadini. Procederete comunque a lotti? Procederemo a lotti, la prima cosa da fare sarà realizzare questa via San Daniele che c'è già ma verrà realizzata in maniera decorosa per poter permettere alle persone di poter fare jogging, quindi belle corsette in quella via. Anche il Friuli Venezia Giulia si appresta a vivere la giornata dello sciopero del clima in programma per domani, manifestazioni in diverse città, veglia funebre per i ghiacciai delle Alpi. Il ministro Fioramonti fa chiarezza sull'assenza giustificata a scuola per chi parteciperà all'evento. Sentiamo. Da Udine a Trieste, da Tolmezzo a Pordenone, passando per Ronchi dei Legionari, saranno diverse le piazze delle città del Friuli Venezia Giulia che domani si animeranno di studenti, famiglie e ambientalisti in occasione del terzo sciopero globale del clima, i cosiddetti Fridays for Future. Nel capoluogo friulano l'appuntamento sarà per le 8.30 in piazzale Cavedalis davanti all'istituto Zanon, da dove alle 9 partirà il corteo che si snoderà lungo le vie della città per arrivare alle 11 in piazza Matteotti, a cui seguirà poi il dibattito e gli interventi dei partecipanti. A Tolmezzo alle 8 ritrovo al centro studi, dalle 9 alle 11 poi in piazza 20 settembre per la lettura della dichiarazione di emergenza climatica e ambientale presentata al comune. A Pordenone la manifestazione partirà alle 13.30 da piazza 20 settembre, dove i partecipanti, tutti in bici, raggiungeranno il parco dei laghetti di Rorai per piantumare 500 alberi. Sull'assenza da scuola per le manifestazioni, questione che ha sollevato diverse polemiche tra presidi, genitori e ragazzi, ha fatto chiarezza oggi il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, il quale nei giorni scorsi ha inviato agli istituti una circolare, invitandoli a giustificare la partecipazione. Una circolare che dice una cosa molto semplice, ha chiarito, cioè che i ragazzi vanno giustificati con le normali procedure di ogni scuola, ma che per la prima volta nella storia di questo paese una famiglia potrà indicare la verità, potrà essere orgogliosa che il proprio figlio o la propria figlia abbia partecipato alla manifestazione contro i cambiamenti climatici e scriverlo sul libretto, ha sottolineato il ministro. Tra le tante iniziative collaterali, poi, allo sciopero ci sarà anche una 3 giorni di veglia funebre per i ghiacciai italiani che stanno scomparendo. A lanciarla Legambiente, che in particolare nella nostra regione si prenderà cura del Montasio. Vediamo un po' gli appuntamenti allora di domani. Sì, gli orari per domani, li ricordava già Davide Zanirato nel suo servizio, ma c'è l'evento su Facebook, come per tutti gli appuntamenti che si rispettino al giorno d'oggi, che annuncia appunto il terzo sciopero globale per il clima e quindi che cosa succede a Udine, che l'appuntamento è alle 8.30 del mattino in piazzale Cavedalis di fronte all'istituto Zanon, poi partenza del corteo alle 9, arrivo in piazza Matteotti alle 11, a seguire si legge musica e microfono aperto, quindi un po' non con interventi predefiniti, Giorgia, ma probabilmente in tanti potranno dire la loro, e poi alle 20.30 al Cinema Centrale proiezione del film Antropocene, quindi una giornata diciamo intensa da questo punto di vista per chi manifesterà per la lotta e il contrasto ai cambiamenti climatici. Dovesse succedere anche a Gorizia, questa manifestazione andrebbe a mescolarsi con quella che è la festa cominciata questa sera, ovvero Gusti di Frontiera, 16ª edizione. Ha seguito tutto per noi la nostra Francesca Santoro. Buonasera Francesca. Teniamo bene, le farine, la materia prima per la
Esatto Giorgia, buonasera. È stata ufficialmente inaugurata la 16ª edizione di Gusti di Frontiera, un'edizione da record. 54 i paesi del mondo rappresentati, 413 chioschi enogastronomici che lavoreranno fino a domenica, 20 borghi geografici suddivisi nel centro città, quindi veramente il mondo è in tavola. Due gli ospiti d'onore della cerimonia di inaugurazione, lo chef Lamberto Martino e la cantante Goriziana Tisch, reduce dal successo di Amici. Li abbiamo intervistati poco fa, chiedo alla regia quindi di mandare in onda le interviste che ci hanno rilasciato. Gusti di Frontiera è una manifestazione che celebra le contaminazioni in cucina. Quanto sono importanti le contaminazioni secondo lei? Quanto il Mediterraneo, immagina l'Italia senza il mare, deserto. Quindi le contaminazioni in cucina qui a Gorizia sono importanti quanto il Mediterraneo stesso. Nella sua cucina quanto? I gradi quanto sono? 360? 361. Lei è considerato il re dei panificatori, la farina si può considerare un po' il filo conduttore di tutte le cucine del mondo? Assolutamente sì, è la prima forma di domesticazione del cibo, quindi abbiamo la farina, l'uomo inizia la prima forma tecnologica che appunto è il pane. E lo attraversa 13.000 anni fa grazie alla farina, grazie al grano inizia a triturare tra due pietre, è l'evoluzione dell'essere umano. C'è qualche ricetta del Friuli Venezia Giulia che apprezza particolarmente? Posso essere sincero? Le donne? Gentilissimi e dolcissimi. Stasera cosa proporrà al pubblico di Gusti di Frontiera? Il gusto di qualità, è quello che vuole da me Gorizia e io ho trovato. Tisch, madrina dei Gusti di Frontiera 2019. Esatto. Sto già vedendo tantissime persone, è un evento bellissimo, sono super contenta. Non me l'aspettavo, però è un onore perché l'anno scorso ero qua come cliente, ero qua a gustarmi, ecco, i Gusti di Frontiera, invece adesso un po' faccio parte dei Gusti di Frontiera, quindi è un'emozione grandissima, anche perché dopo ci sarà il concerto. E questo è, insomma. Hai già fatto un concerto a Palazzo Coronini a Gorizia, però in realtà quello di stasera sarà un concerto speciale perché ci sarà tanta gente, Gusti di Frontiera attira tantissimi visitatori. Esatto, abbiamo un sacco di persone adesso ai Gusti di Frontiera. Al Palazzo Coronini è stato un evento unico, però qua è proprio aperto a tutti quanti, ci sono tante culture che si sono messe insieme, siamo felici di fare tutto questo. Anche oggi di nuovo per Gorizia e sono contenta di essere di nuovo a casa a fare un altro concerto a Gorizia, proprio felicissima. Il tour quando parte? Il tour parte il 27 ottobre, la prima data a Bologna, e poi ci saranno altre date a seguire, però sì, sarà un tour pieno di sorprese, penso. Quindi questa è la data zero, come avevamo detto, del tour. Queste quindi le parole dei due testimonial della cerimonia di inaugurazione di Gusti di Frontiera. Tante le autorità che hanno partecipato, tra cui il governatore Massimiliano Fedriga. Una nota di colore, è stato fatto un collegamento in diretta con Matera, capitale della cultura 2020, come segno beneaugurante perché Gorizia e Nova Gorizia sono candidate come capitali europee della cultura 2025. Quindi si spera che l'augurio possa servire. Ti restituisco la linea, Giorgia. Grazie Francesca, sfruttiamo la scia di quest'aria internazionale che ci dà Gusti di Frontiera e andiamo a riassumere con l'aiuto dell'ANSA quelle che sono le notizie che ci arrivano dal mondo. Cresce in Valle d'Aosta l'allerta per il ghiacciaio Plan Pensio sul Monte Bianco che rischia di cadere nella Val Ferré. L'osservazione dei 250.000 metri cubi in bilico a oltre 2.000 metri di quota è affidata a un radar che ne può captare tutti i movimenti giorno e notte, avvertendo immediatamente la centrale operativa dell'imminente crollo. La speranza arriva ora dalla neve prevista nelle prossime ore e dal sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha incontrato abitanti ed esercenti della valle, la rassicurazione che non c'è alcun ghiaccio che può cadere su Courmayeur, non sta cadendo il Monte Bianco, non c'è alcun pericolo per la popolazione, siamo di fronte a un fenomeno glaciologico definito.
Sfiduciatemi e andiamo alle elezioni, o fatevi da parte sulla strada verso la Brexit. Non è stato in alcun modo un Boris Johnson sulla difensiva quello che ha affrontato il Parlamento britannico in tono di sfida, a tratti provocatorio, dopo la riapertura di Westminster imposta al governo Tory dalla Corte Suprema del Regno. Un terremoto che il primo ministro ha preso di petto con il piglio consueto e come nulla fosse, scatenando la clac della pancia del suo partito e le reazioni furibonde del resto dell'aula in un clima di bolgia. Johnson ha ripetuto che il Regno uscirà dall'UE il 31 ottobre, possibilmente con un accordo che a suo dire Bruxelles è ora disposto almeno a discutere, ma comunque uscirà. Due noti intellettuali e attivisti politici e l'ex braccio destro di Mohamed al-Baradei, vicepresidente dell'Egitto per non più di un mese nella turbolenta estate del 2013. Sono questi gli ultimi nomi della lunga lista di arrestati nel paese in seguito alle limitate manifestazioni antigovernative che per la prima volta dopo anni hanno visto tornare in piazza alcune centinaia di persone al Cairo e altre città lo scorso fine settimana. Il Centro per i diritti economici e sociali, un'organizzazione egiziana per i diritti umani, afferma che sono 1.298 le persone fermate in tutto il paese a partire dal 20 settembre e Amnesty International sottolinea che tra loro ci sono giornalisti, esponenti di movimenti dell'opposizione, attivisti e avvocati. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Il fatto del giorno, lo sapete, è il ricorso respinto, il ricorso contro la squalifica di 3 giornate a De Paul, respinto oggi dalla Corte d'Appello federale. Ne parleremo tra poco al rientro della pubblicità con Pierpaolo Marino in diretta. Eccoci qua di nuovo in diretta per parlare allora di De Paul e del ricorso respinto oggi dalla Corte d'Appello federale, quindi De Paul contro il Bologna non ci sarà. E allora abbiamo al telefono responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Sapere da lei qual è un po' la posizione e lo stato d'animo della società dopo questa decisione. No, per la verità siamo molto delusi perché in realtà i nostri legali, in particolare l'avvocato Malagnini, aveva preparato una difesa estremamente articolata in cui si poteva dare ampia dimostrazione alla Corte di come la sentenza del giudice sportivo fosse stata incongrua nei confronti di De Paul, anche presentando decine di precedenti in cui il giudice sportivo aveva sanzionato 2 giornate oppure la Corte d'Appello aveva ridotto la squalifica. Oltretutto siamo molto delusi perché non è stata, evidentemente ora dobbiamo sapere le motivazioni perché c'è solo il dispositivo e quindi ci sarà, magari ci riserviamo un commento più articolato dopo le motivazioni, però è chiaro che non è stata presa in considerazione l'attenuante della provocazione che è stata messa in atto nei confronti di De Paul da parte di Candreva, provocazione che è stata raccontata anche dai giornali, quindi da terze parti, e si sa per consolidata prassi del giudice sportivo che la provocazione costituisce un attenuante nei comportamenti violenti in quanto diventano comportamenti in reazione e non comportamenti fini a se stessi come atti violenti. E quindi su questo noi eravamo molto fiduciosi di poter ottenere una riduzione. Riteniamo quindi di aver subito un provvedimento sia da parte del giudice sportivo sia da parte del giudice di secondo grado, un provvedimento che è eccessivo nei confronti di De Paul e di conseguenza anche nei confronti dell'Udinese. Quindi questo è l'atteggiamento, un po' di irritazione ed anche di delusione. Perfetto, grazie mille per questo intervento Pierpaolo Marino, chiarissimo, grazie per essere intervenuto al nostro telegiornale, commentare a caldo questa notizia. In effetti sì, come diceva insomma il direttore, non è stata chiaramente presa in considerazione l'attenuante della provocazione. Sì, che come abbiamo visto dalle immagini c'è stata. C'è stata, assolutamente. Va bene, andiamo a vedere come l'Udinese si prepara a questo punto ad affrontare il Bologna senza De Paul. Il servizio di Lorenzo Paussa.
Niente sconti per Rodrigo De Paul. La Corte d'Appello federale ha confermato le 3 giornate di squalifica al numero 10 bianconero per la manata ad Antonio Candreva nel corso dell'incontro con l'Inter. Respinto dunque il ricorso presentato dai legali dell'argentino, che avevano richiesto la riduzione della sanzione a 2 giornate, considerando che la reazione era scaturita da una provocazione da parte dell'esterno nerazzurro. La notizia ovviamente è stata accolta con disappunto tra le file della società, dove tutti speravano in una di ricorso in modo da poter rivedere De Paul in campo già questa domenica nel turno casalingo contro il Bologna. Anche perché nei 180 minuti senza di lui la squadra è stata protagonista di 2 prove complessivamente sottotono e la sua presenza avrebbe forse potuto contribuire a guadagnare qualche punto prezioso in più. Mentre l'esito della sentenza era ancora incerto, nel pomeriggio Rodrigo si è comunque allenato regolarmente assieme al gruppo nella terz'ultima seduta al Bruseschi prima della sfida ai rossoblù. A disposizione di Mister Tudor anche tutto il resto della squadra, compreso Kevin Lasagna, che ha svolto un lavoro di forza differenziato per poi unirsi al gruppo. Fatto questo che scongiura dunque ogni paura relativa ai dolori alla schiena accusati dall'ex Carpi nel corso del match del Bentegodi. Domani e sabato altre 2 sedute pomeridiane per affinare gli ultimi meccanismi, con l'obiettivo di centrare una vittoria che servirebbe come il pane per ritrovare fiducia e serenità. È tutto, chiudiamo qui. Grazie Nicola. Grazie Giorgia. E grazie a voi come sempre per averci seguito. L'informazione di Udinews TV torna alle 22:30 con una nuova edizione in diretta. Buon proseguimento di serata.